informatico sul lavoro frontaliero è una novità a livello nazionale, che ci è venuta quest'idea, vista la difficoltà e soprattutto l'antipolitica che si sta vedendo in Italia, non solo in Italia ma anche in Francia, con l'elezione francese, con il voto alla Le Pen, e questa antipolitica verso i partiti, giustamente, a mio avviso dico giustamente, la gente forse è stufa di sentire le solite frasi, le solite parole dai politici, eccetera. E quindi anch'io, come segretario del Partito Democratico, ho pensato che invece di fare la tradizionale festa del tesseramento, che era usanza da anni e anni, la comunità, l'Iglesia, eccetera, cioè vederci con gli iscritti, proporre la tessera, eccetera, di sostituire questo evento con questa giornata. Siamo riusciti a intercalarla tra le elezioni del primo turno, le elezioni francesi con il ballottaggio, proprio per dare un impulso a queste nostre relazioni internazionali che stiamo prendendo adesso con la vicina Francia, con il PSF francese, che fa parte del PSE europeo, e quindi abbiamo deciso di fare questa giornata. Questa giornata vuole essere appunto un momento di, prima di tutto, la prima finalità era quello di un incontro con gli amici, i compagni del Partito Socialista Francese, che siamo due realtà, PD e Partito Socialista Francese, che mentre a livello internazionale abbiamo visto un mese fa che c'è stato un incontro a Parigi tra Bersani e Hollande, hanno fatto un manifesto comune per porto riguardo a un'Europa diversa, un'Europa più a misura d'uomo, e hanno fatto un manifesto comune proprio per, in vista delle elezioni sia francesi sia le elezioni italiane che saranno nel prossimo anno. Quindi questo vuole essere il primo momento di conoscenza. Quindi ci fa piacere avere con noi ospiti dei rappresentanti del Partito Socialista Francese, con il nostro amico relatore e altri che sono in sala. E la nostra finalità è proprio quella, oltre al circolo tematico, fare proprio un circolo di partito del PD, diciamo, con contatti molto, molto frequenti con i vicini francesi. I problemi, diciamo, per l'Europa, abbiamo scelto proprio questa data anche per la speranza, e speriamo, quasi la certezza, che Hollande possa vincere le elezioni francesi. Questo vuol dire portare un po' l'asse politica in Europa in modo un po' più consono verso le nostre idee. Perché sì che adesso ci dicono abbiamo il governo italiano ha ricevuto una lettera dall'Europa di fare tagli, ma questo dobbiamo capire che questa lettera è stata firmata fino adesso dall'asse Sarkozy-Merkel, e quindi è un asse di centrodestra, quello è chiaro. Però bisogna cambiare questo modo di vedere l'Europa, soprattutto un'Europa più dei popoli, un'Europa più sul sociale e meno sulla finanza, meno con questi tagli che stanno avvenendo per il pareggio di bilancio. Un errore secondo me, che purtroppo in questo momento, forse di difficoltà economica, portata avanti dal governo, anche dal governo Monti, anche diciamo chiaramente con l'avallo del PD, perché siamo in maggioranza pur non essendo il nostro governo, è stato quello di un mese fa, che è passato quasi in sordina, di una legge costituzionale che è quella del che entro il 2013 deve essere il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio per noi, un partito di centro-sinistra che guarda alla società, che guarda al sociale, secondo me è una cosa deleteria. Soprattutto perché abbiamo un pareggio di bilancio e entro il 2013 e poi rientrare dal deficit pubblico, anche meno, poi rientrare dal deficit pubblico vuol dire fare delle manovre finanziarie di 40-50 miliardi all'anno, vuol dire distruggere l'economia, la nostra economia, soprattutto i ceti che noi dovremmo rappresentare, i ceti popolari, i ceti soprattutto anche le medie e piccole industrie. E quindi è stato un errore che secondo me con la probabile e auspicata vittoria di Hollande potrà ridiscutere questo trattato che è stato fatto circa un mese fa. E poi non dimentichiamoci che
portare avanti queste problematiche insieme ai francesi vuol dire anche questa zona difficile, perché